Si è detto sorpreso, il presidente Luca Zai è intervenuto a margine di un sopralluogo ad un cantiere ANAS a Ponte della Priola sul Piave nel Trevigiano del veto di Mattarella su Savona, anche se a bocce ferme potrebbe esserci il dubbio che ci sia stata una strategia precisa. Non ce l'aspettavamo, è anche ingiustificabile. Il Presidente della Repubblica veste un ruolo da Repubblica semipresidenziale o presidenziale, ma vorrei ricordare che siamo in una Repubblica parlamentare. È il Parlamento poi che dà la fiducia e non il Presidente. Perché la Lega non ha proposto un altro nome pur di formare il governo? La verità è un'altra, che il curriculum del professor Savona è un curriculum eccezionale. E sono stati chiariti tutti i punti sull'Europa, non abbiamo chiesto, non abbiamo preventivato di uscire dall'euro, abbiamo chiesto un'Europa più equa e un'Europa più forte. Penso che questo non sia la fine del mondo. La verità è che Savona era solo il presupposto per far saltare il banco. Prende le distanze il Carroccio dalla richiesta di impeachment dei 5 Stelle. Noi non ci occupiamo di queste partite, anche perché vorrei ricordare che l'impeachment è ben regolamentato. 15 membri della Corte Costituzionale, 16 scelti tra un gruppo di laici, tra un gruppo di 45 membri, poi ovviamente la relazione e il voto del Parlamento. Noi abbiamo fretta ad andare a votare, vogliamo andare a votare subito. Se Forza Italia vota la fiducia a Coltarelli, saltano le alleanze? Ma guardi, penso proprio che questa sia la direzione. Noi non cerchiamo la rissa, ho un ottimo rapporto con i miei compagni di viaggio in regione, ce l'ho da anni e voglio confermarlo. Però è pur vero che se le strade si separano davanti a una vicenda come questa, immagino sia difficile poi tornarle a fare riunire.